Buonasera bentornati in un'altra puntata di A Tu Per Tu, questa sera insieme a David Faltoni che saluto e ritrovo con piacere. Buonasera, buonasera a te Fabio. Buonasera, siamo, è una trasmissione che è mobile, no? si <ride> sì, sposta un po' da tutte le parti, questa sera siamo nel quartier generale del Partito Democratico con il segretario provinciale Massimiliano Dindalini, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora Davide, i temi potrebbero essere sono tanti. Da quale vogliamo iniziare? Ma intanto io direi che non so se hai visto salendo le scale sì. c'erano delle montagne di manifesti mm. mi sembra per il sì, no? O sbaglio. Sì. Sì. <ride> ecco, io iniziere, io iniziere, anche perché poi io e lui ci siamo confrontati. È vero, eh. avete fatto il primo <ride> confronto. È vero, vero. Abbiamo fatto questo. il confronto, sì. quindi io direi di iniziare proprio Insomma, tutte quelle disgrazie, catastrofi che dovevano succedere non sono successe dopo il 4. Ma eh, a livello nazionale quindi fa riferimento. Eh, vabbè, è vabbè, in, intanto c'è stato un cambio di governo, quindi credo che sia stata una consultazione non indolore, comunque per il Paese eh, e anche per, anche per il Partito Democratico. Mi sembra sono sempre gli stessi, sì. Più o meno il governo Gentiloni ha le stesse persone negli stessi ministeri, con pochissimi avvicendamenti, una scelta che come dire. Si può discutere, ha degli aspetti positivi perché garantisce una continuità delle persone, quindi non è un necessario riappropriarsi della materia nel momento in cui si diventa ministri, dall'altra forse il segnale di cambiamento non è stato completamente percepito. Anche perché no? Renzi ha mantenuto, diciamo, forse parzialmente, diciamo che ha mantenuto abbastanza. Quello che aveva detto, cioè che si sarebbe dimesso. Invece, Elena Boschi è molto attaccata sui social no? in, questi, in questi giorni, perché anche lei aveva detto, dall'annunziata, che addirittura avrebbe lasciato la politica, addirittura invece è diventata sottosegretaria. Ma io credo che la politica debba ritrovare una dimensione: cioè, dobbiamo ripesare un po' di più le parole quando si parlano con i cittadini. Quindi impegnarci su cose come queste, che sono, secondo me, anche sbagliate dal punto di vista dell'impegno. Perché. La politica è fatta di sconfitte, di vittorie, quindi non necessariamente si deve legare le competenze e le capacità di alcune persone come Maria Elena Boschi, come Renzi e come tanti altri. La stessa Fedeli è discussa sempre con lo stesso tipo di argomento ad una consultazione come questa. Credo che la politica ha bisogno di un po' di respiro, di capacità di riflessione, di mettere sul piatto i problemi veri della gente e non le scommesse sul voto che alla fine producono effetti che non solo non sono desiderabili ma non servono al Paese. Ecco, abbiamo visto quando Renzi era all'apice della sua crescita, come sempre capita anche un po' in Italia. Dobbiamo dire che molti sono saliti nel treno renziano, magari neanche per convinzione, o forse diciamo perché era la corrente. Altri invece fin dall'inizio dobbiamo dare atto che ci hanno creduto e quindi assolutamente rispettabili. Che adesso? Perché si sa che quando uno comincia un po' a, a perdere, tra virgolette, anche se comunque il 40% di, 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 sì, ci sono stati, quindi qualcuno l'ha interpretato anche come una che aria tica del partito anche qui ad Arezzo? Nel senso c'è aria di, di cambi di corrente? Ma io non, non seguo diciamo, questo tipo di, di, di schematismo, anche perché non sono mai stato molto, non ho mai visto con simpatia le correnti, i fenomeni come il renzismo, tra l'altro non lo sono mai stato. Quindi, però, penso che. Eh, il mh, fenomeno in sé che ha portato anche una ventata di eh, novità e di dinamismo anche al nostro Paese non sia completamente chiuso e non sia eh, una fase da archiviare del nostro Paese. All'interno del partito c'è ovviamente molta disillusione perché c'era la speranza che questa fase potesse portare il grande risultato di cambiare la riforma costituzionale, così non è stato. Però questo non significa che, come dire, che la partita è conclusa, adesso si aprirà una nuova fase. Un congresso che mi auguro che sia eh, finalizzato a riapproparci di un messaggio nei confronti di quei cittadini che in questo momento hanno bisogno delle attenzioni della politica, cioè il disagio sociale, la disoccupazione, chi eh, ha problemi a arrivare a fine mese, sono troppi tanti cittadini che anche nella nostra provincia hanno problemi di questo tipo e se non si fa carico di loro il Partito Democratico non ho difficoltà a intravedere una forza politica che possa farsene carico. Allora io vorrei chiederti, eh, questa è una sede storica, quindi oggi si parla, insomma, eh, di, di... Che I partiti non sono più strutturati e nel nostro paese, quindi presumo nemmeno Arezzo: hanno perso quella capacità, di, da un lato, di avere una base, dall'altro di essere un punto di incontro e di confronto continuo e dall'altro hanno perso anche proprio la struttura perché parliamoci chiari: anche il Partito Democratico Ora non lo so, ma insomma, fino al giorno prima del referendum, era possiamo dire un partito personalistico, si identificava eh, totalmente con il suo leader. Allora, la situazione del Partito Democratico Arezzo, cioè questa struttura. Ma allora, intanto struttura intesa come un, un organismo burocratico statico non esiste, non c'è più da molto tempo, il Partito Democratico ha la ricchezza di avere ancora tanti rappresentanti e tanti circoli sparsi in tutto il territorio provinciale, soprattutto Diciamo sì, Nell'Italia, dove ha prevarso in sì, questa organizzazione ha dato un segnale, un segnale di presenza, un segnale anche di radicamento, se vogliamo, e come nel nostro territorio, dove la presenza di circoli in tutte le realtà comunali, in molte frazioni anche delle, dei comuni della nostra provincia, consente comunque al partito di avere diciamo sì, non tanto una struttura, ma un'organizzazione territoriale che dialoga, che discute, che non è esclusivamente legata al Premier di turno, al Segretario di turno, ma che ha voglia di contribuire a a migliorare la propria comunità locale, ancorché il paese in sé per sé. E questo a mio avviso è una ricchezza, una ricchezza per la politica, per la socializzazione dei territori, per la socialità complessiva del paese. Ma ecco, ora Arezzo parte a vento il sì, anche se di poco. Eh, però si dice che i giovani eh, hanno in provincia voto... non proprio di poco siamo quasi al 50, no, oltre il 54% mm, vabbè. Abbastanza... Eh, però ecco dicevo sì, l'analisi del voto quindi che non ha, vota ha votato no i giovani ha votato no le fasce più deboli ha votato no ecco, e quindi presumo anche ad Arezzo che questo ma non vi fa eh, proprio un segretario di un partito, soprattutto che si dice di essere di sinistra, ma non avere più il rapporto e, e non aver ben interpretato la volontà di questa parte della società, non è un errore o come lo vivete? No, indubbiamente è un errore, quando si perde si commettono degli errori, ne abbiamo commessi molti, la personificazione del voto, il fatto di trasmettere un messaggio che il referendum non era sulla Costituzione ma sul governo ha prodotto un errore imperdonabile per il paese, dopodiché ne abbiamo subito anche il giudizio. E credo che soprattutto abbia pesato più che il taglio delle riforme che il governo Renzi ha fatto, alcune delle quali secondo me anche sono profondamente di sinistra, non tutte ovviamente, però penso che soprattutto è il messaggio, cioè noi abbiamo continuato a perseverare su un messaggio eccessivamente ottimista, eccessivamente positivo che mal si sposava con la condizione reale dei cittadini, cioè un cittadino che ha difficoltà, che ascolta un messaggio che tutto va bene, evidentemente non solo non si sente rappresentato, ma neppure compreso. Credo che questa batosta diciamo, che abbiamo subito dal referendum possa servire per farci anche capire che dobbiamo tornare invece a parlare con e di quelle persone. Ecco, Dalema ha detto, dopo che, insomma, come si è risolta questa crisi di governo, ha detto continuando così un'ondata ci travolgerà. Insomma, ha usato parole molto forti, eh, le condivide. Dalema è un periodo abbastanza lungo che usa parole molto forti. C'è da dire, onor del vero, che anche parole forti sono state usate contro di lui. Eh, credo che D'Alema abbia commesso un errore grande in questo momento a distaccarsi molto troppo dalla linea del partito, dando l'idea che dietro la sua posizione c'è una, una rivincita personale, ancorché politica. Eh, io credo personalmente, ad esempio, che la linea che è stata intrapresa poteva essere di una maggior rottura rispetto alle politiche che il governo ha portato avanti finora, non tanto nei risultati quanto nell'immagine, nella percezione dei cittadini. Dar l'idea con un governo Disse a quello uscente, a mio avviso, diamo un'idea di un'eccessiva continuità e forse rischiamo di non essere compresi. C'è da dire però che il profilo di Gentiloni è un profilo molto diverso da quello di Renzi, è un profilo più eh, responsabile, più pacato. Con un, diciamo così, con un rapporto con il Parlamento che probabilmente sarà meno ingerente e meno eh, forte. Questo da una parte produrrà forse. Un sistema paese che come dire, sarà più riflessivo, quindi meno celere nel prendere decisioni, dall'altro forse mostrerà un aspetto meno eh, arrogante, come si è detto in tante cronache di giornali in questi ultimi mesi. Allora vogliamo passare a sì. questioni più, sì. più locali. Allora, ma direi per quello che ci riguarda forse più rilevante la questione di Banca Etruria. Banca Etruria soprattutto mh, alcuni politici come Bianconi hanno detto che eh, Attualmente c'è un tentativo da parte di eh, altri istituti che stanno emergendo, eh, quindi si parla di due ban ex banche di credito cooperativo che si stanno trasformando in società per azioni, che sono gestite da, eh, lui parlava di Bini, una di queste da Bini Smaghi e che si stanno inserendo, quindi sembra quasi un tentativo da parte della politica eh, di, di, di subentrare, è uscita da, ha distrutto praticamente, è stata espulsa da, da questa banca, perché di fatto la situazione di Banca Etruria la conosciamo e si sta sostituendo con questo nuovo istituto e quindi sta eh, il, il rischio concreto che invece di salvare Banca Etruria si sia scelto di... Eh, Proseguire con una nuova realtà, ecco lei cosa ci può dire. Condire allora, sulla questa... ma la riflessione come dire, parziale, nel senso sulla vicenda Banca Etruria, io posso dire due cose: intanto faccio autocritica perché il Partito Democratico, all'indomani del decreto eh, e vista la posizione delicata del governo, non ha fatto una adeguata autocritica. Abbiamo fatto un primo passaggio importante tardivamente dopo le amministrative di quest'anno andando a dire cosa? andando a dire intanto che il decreto che ha diciamo così creato così tanto problema anche a banchettura decretandone la fine è sicuramente un decreto formalmente ineccepibile dal punto di vista governativo ma che a livello locale ha prodotto dei danni economici e politici soprattutto per il Partito Democratico incalcolabili, però dobbiamo dirci la verità, insomma, la banchettura non è mai stata gestita dalla politica eh, io a battuta all'indomani del decreto ho detto che dentro quella banca di Rosso non c'era neanche le sedie come invece abbiamo qui il tavolo il Monte dei Paschi sì però il Monte dei Paschi, indubbiamente perché il Monte Paschi è il maggiore azionista del Comune di Siena, che notoriamente aveva una maggioranza di carattere politico, quindi senza dubbio, però rimanendo a casa mia, cioè ad Arezzo, alle cose che conosco di più, i danni che Banca ha fatto e che hanno portato quella banca a un indebitamento esagerato dipendono da chi ha gestito quella banca, quindi è un sistema di potere che ha elargito credito senza alcun tipo di garanzia e che ha messo purtroppo noi tutti in gravissime difficoltà. Il tema Monte Paschi è un tema altrettanto complicato perché noi in questo momento ci troviamo. In una, duplice, in una duplice situazione, nel momento in cui Banca Etruria viene eh, di fatto chiusa, abbandonata a se stessa, rilanciata con una nuova banca, ripulita da tu, di tutti eh, i diciamo cattivi eh, crediti che vantava eh, e fatto pagare questo scotto diciamo così, agli azionisti e agli obbligazionisti, sul Monte dei Paschi si profila un intervento eh, di carattere statale. Quindi un trattamento molto diverso che a noi fa male, eh, giustificato a quanto sembra dalle cronache finanziarie, dal fatto che come dire, le dimensioni del Monte dei Paschi metterebbero in crisi tutto il sistema bancario italiano e probabilmente anche buona parte del sistema europeo. Credo che non sia una giustificazione sufficiente. Io credo dal mio piccolo, perché è un osservatorio molto piccolo, non intendendomi neanche di finanza bancaria che il decreto sulle quattro banche popolari fu un decreto un po' troppo veloce, probabilmente non riflettuto politicamente e probabilmente condizionato dalla Banca d'Italia che aveva sottovalutato fino ad allora la crisi di quegli istituti bancari. Ma ecco, ma l'idea che lanciava Bianconi che la sinistra tramite Bini Smaghi si sta riposizionando con un nuovo istituto è plausibile o è una teoria? Questo non lo so, e non credo che la sinistra abbia in questo momento né la voglia e né la necessità di riposizionarsi sui studi bancari e poi Bini Smaili rappresenti la sinistra, insomma, lo dice Bianconi a me non mi rappresenta. Forse Si riferiva però a personaggi vicini a Renzi, forse. più che la sinistra, la... diciamo, personaggi vicini a Renzi, lui voleva dire. Eh, non mi rappresenta sicuramente, insomma. Ecco, io rispetto a questo vedremo, io non boh, valuteremo lucidamente, non credo che però siano in corso OPA di ecco, sinistra e sotto. Come voi per tutelare banche etrulle, soprattutto i dipendenti, che state facendo? Ma allora ecco, questo è l'elemento importante, perché noi siamo un partito e possiamo denunciarlo. Io l'ho già denunciato tra l'altro in un confronto che abbiamo avuto proprio su questa emittente insieme qualche settimana fa. La cosa che mi scandalizza è che le istituzioni locali non si stanno preoccupando i dipendenti e la banca. Cioè la banca Etruria in questo momento è ancora una delle maggiori aziende per numero di addetti della nostra provincia. Non ho sentito una parola del nostro sindaco a difesa della sede direzionale della banca che non è in questo momento oggetto della trattativa nel passaggio di proprietà che, di cui si discute. Questo a me preoccupa, preoccupa il lassismo con il quale le istituzioni e oramai la provincia non ha alcun ruolo da questo punto di vista, quindi o se ne occupano i comuni più importanti, quindi il capoluogo della nostra provincia, oppure, come dire, credo che se ne può occupare solamente la regione che so che alcuni interventi li ha fatti in questo senso, però non vedo alcun movimento, ma non solo per la banca. Neanche per le altre aziende che in questa provincia avvertono una situazione di difficoltà, anche in Comune d'Arezzo, per la quale non mi sembra che ci siano tavoli eh, nei quali si discute le situazioni di crisi, come ad esempio fu fatto per la vicenda Cadla, dove in un qualche modo siamo riusciti ad indirizzare una situazione di crisi verso la vendita del patrimonio immobiliare delle attività che erano aperte, tali e per cui si è garantito una parte dei dipendenti. Questa attività non la vedo, mi preoccupa e credo che alla fine. Sarà un prob probabile ulteriore elemento di difficoltà che il sistema Arezzo potrà pagare in termini occupazionali ed economici. Ci vediamo un secondo, torniamo tra poco. Di nuovo insieme alla seconda parte di Atu per Tu, qui dalla sede provinciale del Partito Democratico insieme alla segretaria provinciale Massimiliano Dindalini, ci eravamo fermati sull'occupazione di Banca Etruria e occupazione in generale. La domanda che però ci si fa, perché che la situazione di Banca Etruria fosse negativa a parte che quando esplosa ma insomma, lo si sapeva un po', no? era la storia che un po' sapevano tutti, certo nessuno la sapeva nei dettagli, no? non ci hanno mai fatto vedere no, i conti ma... fino in fondo, c'era questa cosa però che i conti insomma erano messi piuttosto, piuttosto male, e come sempre però si arriva poi quando scoppia il bubbone quando è troppo sì. tardi. No? Sì. Ecco, chi all'epoca, e mi riferisco ovviamente anche all'amministrazione che c'era prima, oltre a quella di adesso, che effettivamente, e l'ha spiegato Ghinelli, lui dice non, non faccio interferenze perché posso fare peggio, così ci ha cioè, risposto a noi a precisa domanda, chi c'era prima, quindi la giunta Fanfani, Gasperini poi, poteva ecco, diciamo, fare qualcosa di più? Ma io, ad esempio, ritengo che la giunta Fanfani si sia in parte occupata della vicenda banca quando eh, diciamo, si ha criticato la possibilità che ci fosse un accorpamento con la popolare di Vicenza. Alla luce dei fatti, credo che mh, abbiano fatto anche bene perché la popolare di Vicenza verte in una situazione finanziaria forse ancora peggiore di quella della popolare dell'Etruria, e, e questo insomma, la dice lunga su come dire, di che cosa si stava parlando in quel momento. Ehm, quello che probabilmente non si è fatto è fare fino a fondo, non stava probabilmente agli enti locali in quel momento porre il tema, stava probabilmente all'autorità di controllo, quindi alla Banca d'Italia, di controllare in modo più attento i conti di un istituto bancario che oramai era qualche decennio che mostrava segnali quantomeno di difficoltà. A proposito di banche, eh, anni fa il poliziotto Gianni Palagonia, no, che si firma con, con questo nome, eh, ha scritto dei romanzi. Uno riguardava Arezzo, e, anche se poi lui l'ha detto anni dopo, dicendo che la città che descriveva questo romanzo era Arezzo, in cui si parlava tra le altre cose di sportelli bancari che aprono in continuazione. Lui chiaramente fa riferimento a infiltrazioni mafiose nella nostra provincia più che la città. Eh, cosa di cui si parla pochissimo, no? eh, tranne la fondazione Caponnetto esatto. o poco altro, e invece la sensazione che ci sia qui da, da scavare, da capire. No? Lui a, a, aveva fatto delle denunce anche sulla zona delle Cave di Quagata, che anche lì non si è mai capito bene che cosa è stato fatto nel corso degli anni. È una città in cui certi argomenti non si possono affrontare, almeno questa è la sensazione. Ma la nostra è una città che ha una storia purtroppo triste, insomma, da questo punto di vista. È una città dove sono girati tantissimi soldi. Nel corso degli anni, una città che, come ci dice la Fondazione Caponnetto, eh, ha visto l'attenzione, non so se poi anche il conseguimento dei risultati da parte di organizzazioni malavitose, soprattutto mafiose, ma anche di altre organizzatori malavitose che eh, attraverso il sistema dei rifiuti o il sistema eh, del bancario o ad esempio i Comprooro sono stati diciamo così, oggetto anche di un'attenzione particolare della nostra senatrice Mattesini, che si è distinta invece per una norma. Dei cittadini, quindi oramai nessun territorio è immune da queste infiltrazioni. È certo che i territori come il nostro, dove sia per l'attività legata all'industria orafa e all'artigianato orafo, sia anche per un terreno culturalmente fertile rispetto diciamo così, anche ai trascorsi P2, Gelli e compagnia, che questa città ha vissuto, probabilmente è stata attenzionata da queste organizzazioni. Non so se poi quei tentativi saranno andati a buon fine o meno, mi auguro di no, però certo in questo momento stiamo rovistando sulle macerie di importanti industrie e di importanti sistemi economici come quello della banca. Allora, Arezzo, Siena, Firenze, diciamo siamo in una cosiddetta regione rossa, ma Perugia questo Striscia si parla molto come un condizionata molto da questi poteri più o meno scuri, quindi si parla di questa zona grigia, di questa, eh, lei prima ha detto che cioè il Banco Etruria non era eh, amministrata dalla sinistra, politica, da, meno dal, eh, però insomma, si dice che da qualcuno era amministrata, non erano sì, certo i soci sì, che decidevano che decidevano il futuro e la gestione della banca. Quindi si è sempre detto che c'era questa zona grigia, eh, spesso innominabile, insomma, che amministrava. Ecco, Voglio dire, il PD, che sicuramente ora a parte in questo momento non amministra alcune, ma è sempre amministrato, che rapporti ha con questa zona grigia e soprattutto è un rapporto che è apprezzato oppure sarebbe un rapporto da evitare? Allora, io personalmente non amo i rapporti con le zone in ombra. Diciamo, quindi con le zone grigie, con diciamo, la trasparenza, eh, parlare con le persone guardandole in faccia, quindi è evidente che per quanto mi riguarda il mio PD non ha rapporti con eh, diciamo, sì, questo mondo, se questo mondo esiste perché se ne parla ma non è documentato, è evidente che si vedono come dire, eh, la gestione della banca che c'è stata, basterebbe secondo me andare a vedere quando riusciremo a farlo a chi sono andati i finanziamenti che non sono stati come dire, restituiti il risultato bancario. Se noi a vedere, così come al Monte dei Paschi. Io sono curioso di andare a vedere la lista dei progetti, dei finanziamenti che queste banche hanno erogate, che poi sono andati in fumo, cioè mentre i risparmiatori mettevano i loro depositi nella banca, la banca utilizzava i loro depositi per finanziare operazioni, non dico illecite, sicuramente lecite, ma come dire, con possibilissime possibilità di rientro, che poi hanno portato al default. Ecco, eh, in questa intervista che hai citato prima di, di Bianconi, eh, in uno scambio avuto nei nostri studi a su Bianco con eh, Matteo Bracciale, che è stato appunto candidato a sindaco del PD attuale eh, consigliere comunale, stranamente, non me la spiego, si sono trovati d'accordo su un punto, nel senso che... Eh, Bracciali ha definito il manda il, diciamo, quello di Ghinelli il terzo mandato Fanfani, no? poi lui ha precisato diciamo, su Facebook che intendeva le pratiche che sono passate diciamo, da che Ghinelli si è ritrovato, però in studio la sensazione era che l'unica cosa su cui non convenivano è che per eh, Bianconi era il sesto mandato Ricci, quindi c'è una continuità addirittura Adirittura. che arriva da, da Ricci passando per Lucherini per arrivare a... A Fanfani Bracciali dice: L'unica differenza è che la squadra di Fanfani era più competente di questa di ah, rete. Tanto, eh. tanto non mi sembrerebbe poco <ride> anche no. fosse solo questo, credo che ci sarà anche altro. Insomma. Io Però c'è credo... una K, dice anche Bracciali, una K di interessi che chiunque vada lì, almeno di quelli che abbiamo visto, blocca diciamo tutto quello che non rientra negli interessi di questi imprecisati personaggi o realtà. È così? Ma, ma io non credo questo. Non credo questo per, intanto perché prima di definire la giunta Ghinelli uguale a quella di Fanfani deve dimostrare di saper fare le cose che ha fatto la giunta Fanfani, che è stata osannata e criticata allo stesso tempo, però... Io mi sembra di vedere una città molto diversa dal punto di vista soprattutto dell'erredo urbano. Avremmo potuto fare molto di più per quanto riguarda le periferie, lo abbiamo riconosciuto, ma sicuramente se avessimo avuto la possibilità di completare la legislatura, anche in questo senso avremmo potuto fare di più e quelle frazioni hanno sicuramente bisogno dell'attenzione. Però ecco, vorrei ricordare alcune cose: cioè Fanfani diventa sindaco in un momento in cui questa città è il simbolo del malaffare tra la politica e gli affaristi in Italia. E Mi pare che la prima cosa che si è restituita è stata una dignità, una legalità a questa città che prima non aveva. Io di questo sono orgoglioso di aver in un qualche modo, come partito democratico, come rappresentante di questo partito, aver sostenuto una nuova stagione in città. Eh, e non credo che come dire, ci sia stata una in, come dire, continuità eh, tra Ricci e Fanfani, perché nel mezzo c'è stata sicuramente la negativa esperienza Lucherini, da questo punto di vista. Eh, viceversa, come dire, la Giunta Ghinelli ancora non si vede, nel senso io non ho eh, come dire, un segnale di un qualche cosa che questa giunta non ha fatto. Forse Bracciali voleva semplicemente dire che tutte le cose che hanno fatto fino ad ora, dall'inaugurazione della fortezza alle altre cose, sono. Come a dire, quello che la Giunta Fanfani attraverso diciamo, sì, le sue competenze, in questo caso quelle di Dringoli, ha portato a compimento nei tempi che erano previsti e che Ghinelli si è trovato a tagliare il nastro. Non vedo alcuna iniziativa da parte di questa Giunta, nessuna progettualità. Anche quelle che eh, sembravano essere messe in cantiere per quanto riguarda il, il macrofinanziamento, il secondo diciamo, Pius finanziato dal governo per così tante risorse, alla fine. Non contiene cose caratteristiche che possono in qualche modo denotare un'attività di una giunta. Mi sembra che ancora siamo al pensare che cosa c'è da fare. Ecco, e, sempre Bianconi diceva a, a corredo del fatto che non c'è più destra e sinistra: come è possibile che eh, l'assemblea dei sindaci della Toscana del Sud eleggano Ghinelli? Che, che dovrebbe essere della parte politica opposta, presidente, lui dice: Questo dimostra che o c'era un accordo prima, eh, perché in un'altra intervista ci aveva detto una cosa ancora più forte: cioè che la giunta Chinelli è la giunta Chinelli del vescovo Fontana, di Ceccarelli, sì. e quindi sì. di parte del PD anche, no? Ah beh, questo è il gioco delle parti, Bianconi tende a, dire, a denigrare tutto perché è solo lui quello puro, Insomma, basta guardare la sua storia e si può percepire assolutamente che non è così. Intanto vorrei dire che Ghinelli come dire, non è stato votato dai sindaci di centro-sinistra della provincia d'Arezzo, solo il sindaco di Terranuova lo ha sostenuto contro le indicazioni di tutti gli altri sindaci di centro-sinistra. Eh, forse perché il sindaco di Terranova ha un esponente all'interno del consiglio di amministrazione di Ato, e di conseguenza eh, deve tenerci un rapporto collaborativo, visto che siedono nello stesso, allo stesso tavolo. Eh, il tema è del fatto che è diventato Ghinelli il presidente di quell'assemblea sta un po' nelle dinamiche, insomma. il presidente dell'Ato è sempre stato uno dei tre sindaci comuni eh, capoluogo di provincia, o Grosseto, o Siena o Arezzo. Quando il presidente del direttivo era espresso dai comuni della, di Arezzo, eh, Nannini prima, Betti poi, il presidente dell'Assemblea era il sindaco di Grosseto. Nel momento in cui il presidente del direttivo è diventato il sindaco di Paganico, credo che è un comune del Grossetano, eh, automaticamente la presidenza dell'assemblea eh, spetta ai comuni dell'Aretino, è anche evidente che toccava il comune capoluogo. Questo però non significa che c'è un inciucio, significa che c'è un rapporto territoriale tra i poteri e che si rispetta anche le dinamiche politiche che quel territorio ha. Ciò detto però il centro sinistra non ha sostenuto quella scelta. Eh, non l'abbiamo neanche osteggiata proprio per le dinamiche che dicevo prima, però allo stesso tempo penso che, insomma, che il ruolo di Ghinelli sia un ruolo come dire, presiede l'assemblea dei sindaci, la convoca, ne indice l'ordine del giorno e conduce i lavori. Poi sta al direttivo decidere e proporre diciamo così, gli schemi di delibera da portare in assemblea. Insomma, quindi è un lavoro di coordinamento e di semplificazione dei lavori. Assembleari. Insomma, mi pare che abbia tutto questo ruolo politico. L Ultima domanda, Davide. Allora, ehm, ci sono state in questi giorni le elezioni in provincia. E... Io, dico, abbiamo scongiurato il pericolo che anche il Senato si leggesse con lo stesso metodo e quindi io vorrei chiedere al segretario del PD, ma mh, il fatto che eh, la provincia esiste tuttora, le competenze sono ridotte, ma esiste e ha ancora un bilancio, ecco il fatto che i cittadini non partecipino più a queste elezioni col senno di poi, non è una ferita grave per la democrazia? Mi scusate, mi scusate, leggo sia stato un errore abolire le province, perché eh, intanto era un, eh, Ma non sono abolite, lo eh? aboli. so che non sono aboli. no, ridurle <ride> in, in questo stato è degno, no? eh. perché abolisci, sì, o le no, abolisci, sì, perché sì, hanno una storia le province e poi si vede quando nevicava, quando c'erano cioè, le scuole, cioè facevano anche un servizio apprezzato. Sì, allora, indubbiamente la riforma delle province è una riforma affrettata, è la prima riforma che ha messo in piedi il governo Renzi sull'onda della nascita del governo e delle primarie, se lo ricordiamo, uno tra i tanti messaggi che ha portato diciamo, all'escalation sia del PD che anche del Paese Matteo Renzi e sicuramente è stata una riforma frettolosa. La legge del Rio è una legge che in questo momento non può funzionare così perché le province che hanno ancora le competenze delle scuole non hanno però le risorse. Per farle risultare adeguatamente a norma, sia le norme antisismiche sia per quanto riguarda le normali manutenzioni. Quindi credo che rispetto a questo occorre rimetterci le mani. C'è stata ovviamente l'attesa del referendum, perché il referendum avrebbe potuto abolire le province. In questo momento i cittadini hanno scelto che le province non solo non sono abolite, ma ci devono essere, perché sono indicate in Costituzione come. Un ente territoriale eh, al pari dei comuni, delle regioni e dello Stato, di conseguenza con la relativa autonomia. Per questo penso debba essere restituito il potere ai cittadini di eleggerne i rappresentanti, senza dubbio. Bene, noi siamo in chiusura, ringraziamo molto Massimiliano Indalì. Sti attendo un 2017 penso, impegnativo, certo eh, sì. eh? mi auguro eh. anche di sì. <ride> grazie agli ascoltatori, grazie, vitalità, grazie, grazie a voi.